piacere di presentare il caso Cosmelli e relatore del seguente seminario dell'articolo Relatività e meccanica quantistica, una nuova descrizione della relatività. Cosmelli nasce come fisico sperimentale presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza e infatti si laurea con lode presso tale università con una tesi dal titolo Un manifometro superconduttore per l'analisi delle metalloproteine, per la quale diventa ricercatore di fisica esperto alle basse temperature, lavorando con il gruppo Onde Gravitazionali del Consiglio Nazionale della Ricerca di Roma, il CNR. In seguito, in ambito alla propria ricerca, lavora per la progettazione e la realizzazione di questi dispositivi superconduttori a basse temperature e dopo essere diventato ricercatore associato presso l'Università di Nella negli anni 80-90, con successo ha realizzato un sistema di rilevazione superconduttore montato su diversi. Voi sentite in fondo? Realizza con grande successo un sistema di rilevazione superconduttore montato su ben due diversi rilevatori di onde gravitazionali, uno l'Explorer presso il CERN di Ginevra, l'altro il Nautilus presso l'INFN di Frascati. In seguito diventa professore associato all'Università di Palermo e qua nel 91 professore associato all'Università La Sapienza a Roma, dove attualmente è docente di diversi corsi, tra cui esperimenti di fisica 1 ai filosofi, fisica agli ingegneri e diviene un corso laboratorio teatro scienza, in quanto oltre ad essere un grande appassionato e esperto della fisica è un amante del teatro, in quanto ha recitato nel Galileo in Antigone di Brecht. Inoltre è un grande esperto anche di comunicazione scientifica, in quanto ha partecipato anche a programmi della RAI su Rai 3 con Piero Mera per la realizzazione di semplici esperimenti. Ora lascio la parola a lui che appunto ci illustrerà su questa nuova descrizione della realtà. Grazie dell'applauso preventivo sulla fiducia. E dunque, a me spiace un pochino che non è stato possibile inserire in questo mega programma di questo bellissimo festival gli Astrat, perché io non vorrei che qualcuno è venuto sperando che io spieghi che cos'è la relatività della meccanica quantistica. 45 minuti. Io quello che vi racconterò essenzialmente è un esperimento che riguarda come vedere il mondo, cioè essenzialmente come la relatività e la meccanica quantistica hanno cambiato la nostra descrizione del mondo. Adesso diciamo, vi racconterò questo esperimento che è fatto di varie parti. Allora, l'inizio di tutto erano gli scientific wine bar dell'estate del 2007 alla Sapienza, in cui io ho organizzato degli incontri, wine bar perché d'estate a Roma questo si faceva dopo la fine dei corsi, no? Si sta bene, così si sta all'aperto dentro la Sapienza, e si facevano degli incontri con due persone, tipicamente erano un fisico e un filosofo, che parlavano di vari argomenti. Poi in particolare ad ogni serata era abbinato un vino, scelto opportunamente. E allora quello che succedeva, perché si discuteva, si parlava, c'era una sera in cui c'ero io, c'era un mio amico, grande esperto di filosofia antica e anche in realtà di filosofia moderna, parlava di Hans Jonas, poi si parla anche di filosofia, quindi ne possiamo parlare. È stato un filosofo di religione ebraica che ha scritto un libretto dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui per la prima volta ha introdotto una nuova idea. L'idea era quella del principio di responsabilità, e cioè l'etica, diciamo, che dovrebbe guidare tutte le nostre azioni. Adesso lasciamo perdere quale regione o quale religione non possa appartenere, non deve essere rivolta solo al prossimo immediato,
perché io non devo far del male agli altri, ma deve pensare anche al mondo. Le mie azioni avranno un'influenza su quello che sarà il mondo tra 10, 20, 30 anni, 50 anni. Cioè, più di 50 anni fa è stata la prima posizione, se volete, tra virgolette, ecologista, anche se la parola ormai è un po' usata, è il fatto che le nostre azioni sono importanti e possono modificare il mondo. Allora, tutta questa discussione con il mio amico, che fra l'altro aveva trovato nella biblioteca di Berlino un libretto e altre cose, questo filosofo parlava anche del terzo principio, del secondo principio della termodinamica. E va bene. E c'erano tanti studenti. E mi sono reso conto che gli studenti di filosofia, che erano molto bravi e facevano domande molto intelligenti, non avevano la minima idea di cosa fosse il secondo principio della termodinamica. Assolutamente. Però questo è un problema, perché a Roma, per esempio, una grossa parte di filosofia è filosofia moderna. Allora, come si fa a fare la filosofia moderna non solo senza sapere la fisica, ma a questo punto senza avere la possibilità di sapere cosa ha detto sul nostro mondo la relatività e la meccanica quantistica? Perché hanno detto delle cose, e quelle sono delle cose fisse. E allora, parlando con il mio amico, con il presidente Costarelli, è venuta questa idea di fare un corso di principi di fisica per filosofi. Che cosa vuol dire un corso di principi di fisica per filosofi? Vuol dire fare un corso in cui uno prova a spiegare i principi della fisica, ma praticamente senza matematica. Cosa vuol dire senza matematica? Le conoscenze matematiche, io presuppongo, sono al massimo quelle delle prove d'accesso all'università, che è il programma di matematica del liceo classico. Quindi le addizioni, le sottrazioni, le frazioni, e non ridete, io insegno anche ingegneria, molte persone non sanno le frazioni, perché siamo noi che non gli facciamo delle prove di selezione abbastanza serie, ma questo è un altro problema. E poi i triangoli, e poi i vari teoremi, queste cose qua, normali, magari qualche onda, ma nulla di più. E perché un corso di principi di fisica? Perché, e questo deriva anche da un lavoro che ho fatto qualche anno fa con un mio collega, in cui abbiamo guardato i libri di fisica, i tre più diffusi libri di fisica che si usavano nei licei, che erano enormi, con una marea di cose. Diciamo, io sono contento di insegnare ai miei ingegneri e ai miei filosofi, se dovessi insegnare al liceo non saprei come fare. Dovrei sapere tutto. Come si fa? È un programma enorme. Comunque il numero di ore, la mia idea è che invece poche cose spiegate meglio, molto meglio, e in particolare i principi. Perché i principi? Perché i principi si enunciano, quelli che sono. Io non è che posso spiegare da dove viene F uguale MA. F uguale MA è una meravigliosa intuizione di Galileo, di Newton. Galileo è il primo principio. O le leggi fisiche di base, la legge di radiazione universale, va letta. Cioè, quello che ci sta sotto va capito, va discusso, vanno discussi i termini. Poi si possono pure vedere le conseguenze, quello è chiaramente divertente, però di base, cioè, l'idea era fare questo corso di principi di fisica, e questo io lo faccio da 5 anni, e poi, diciamo, l'ho utilizzato anche in altri corsi a livello di aggiornamento e così via. Allora adesso ve ne racconto, vi racconto un pochino come è fatto, e poi vi dirò come io l'altro anno l'ho introdotto in un corso MOOC, che credo che non sappiate cos'è, perché anche io fino all'anno scorso. MOOC vuol dire Massive Open Online Courses. Sono questi corsi nati a Stanford 3-4 anni fa, sono i corsi online. Io questo corso l'ho messo online l'anno scorso e ho avuto 12.000 studenti. Cosa che tipicamente nessuno di noi ha in tutta la vita. E sono corsi molto particolari, allora, vi racconterò un pochino questo qua. Allora, intanto, questo corso come è organizzato? Allora, io speravo di avere il mouse, non ce l'ho, ma adesso non c'è problema. Andiamo avanti, faccio così, adesso dobbiamo andare alla fine. Eh?
Allora, questo è come io ho organizzato un corso del genere. Allora, la prima cosa, appunto, come vi dicevo, è enunciare e spiegare i principi. In realtà ai filosofi piacciono anche la meccanica e la termodinamica, perché non ne sanno niente, diciamo, ovviamente. Però quella parte che mi interessa a me è la relatività e la meccanica quantistica. Quindi, quello che vi dicevo, i principi non devono essere dimostrati, vengono assunti come veri e devono essere spiegati e capiti. Però c'è una parte importante, devono essere molto chiari i termini, gli oggetti di cui si parla. Questo è un grossissimo problema quando uno cerca di spiegare le leggi della fisica. Perché sì, è vero, F è uguale a MA. Ma cos'è F? Cos'è M e cos'è A? Ah, forse F è facile. Ma M ed F non sono per nulla ovvi, non sono per nulla banali. Io sto parlando anche della fisica moderna, diciamo, quindi lasciamo perdere l'interpretazione della forza data da Aristotele o così via. Ma anche banalmente l'energia, in realtà la definizione di energia è della metà dell'Ottocento. Quindi Newton non usava la parola energia, se l'ha usata qualche volta non era sicuramente nell'accezione moderna. E è cambiato significato. Io, diciamo, tendo a dare una grossa importanza ai termini. Perché? Perché le formule sono quelle, però dietro c'è un significato e il significato deve essere chiaro. Deve essere chiaro tutto quello che c'è prima e deve essere chiaro tutto quello che uno dice. Il famoso E=mc², ma visto così lo sanno tutti. La discussione approfondita di E=mc² non è ovvia. E poi limitare la derivazione matematica degli effetti, perché i principi quelli sono. Alcuni non si possono neanche scrivere, nel senso alcuni effetti o altre cose, perché le leggi della relatività generale, che sono tra le cose più difficili che esistano, io a memoria non riesco a scriverla, e anche se la scrivo, il tensore di Riemann sta là, non ci facciamo niente, quindi non serve. Però l'altra cosa è raccontare gli effetti misurabili. Gli effetti misurabili, perché questo è quello che ci dà la fisica. Cioè la fisica ci dice, quella attuale, guarda, il mondo è fatto così e va bene. Però ci sono questi effetti. E questi li vedi qua, qua, qua e qua. Quindi gli effetti si possono raccontare. Poi magari si può pure fare qualche calcolo. In genere sono semplici, se non voglio fare la derivazione matematica. Però si può fare. E poi ci sono implicazioni logiche e filosofiche. Logiche perché, specie con la meccanica quantistica. La meccanica quantistica dal punto di vista logico è un problema, perché ci dice il mondo è così. Ma la nostra logica, quella umana, dell'Homo sapiens, non funziona come la meccanica quantistica. Per cui è un problema. Ci deve essere una certa accettazione di quel mondo. E questo non è ovvio. Perché uno dice, sì, allora tu accetti che esiste Dio, o no? E poi accetti che esistano delle cose, beh, ovviamente la fisica, poi uno, siccome riesce a prevedere, è diverso, ma l'accettazione di cose che non possiamo capire non è ovvia. Tanto per, farò qualche piccolo esempio, il famoso principio di Heisenberg, che dappertutto è scritto così più o meno, ci sono delle grandezze che non riesco a misurare con sufficiente precisione, più o meno ha scritto questo. Per esempio la velocità e la posizione, oppure l'energia, poi così via. E in realtà è molto più profondo, perché lo stesso Heisenberg, che era strano, perché lui si rifiutava di visualizzare le formule, per questo lavorava con le matrici. In alcune bellissime lezioni che fece a New York, disse una cosa molto più seria dal mio punto di vista. E cioè che alcune particelle del mondo microscopico non hanno la proprietà di avere una velocità e una posizione, che è diverso da non lo posso sapere, oppure sì, lo misuro con una certa incertezza, no, non ce l'hanno, perché? Perché quelle sono proprietà del nostro mondo, che noi abbiamo attribuito agli oggetti, e per noi è chiaro, questo oggetto sta qua. E se lo tiro verso di lui, e lui lo prende, anche se non lo prende, a una certa velocità. E ci siamo costruiti questo mondo con questi concetti. Ma Heisenberg dice, guardate che questi concetti perdono significato. Non possiamo parlare
di proprietà che non hanno una relazione diretta con quello che sta nel nostro cervello. Prende un pochino Wittgenstein, non si può parlare di quello di cui non si sa nulla. È molto diverso concettualmente, anche dal punto di vista filosofico. E anche dopo, quando si parla del... io alla fine faccio la meccanica quantistica moderna dal punto di vista logico, l'entanglement, le misure di Bell, di Aspect, il fatto che degli oggetti non hanno delle proprietà, proprio non ce l'hanno. Questo è tosto. Perché vuol dire, che vuol dire che non ce l'hanno? È vero, l'oggetto fin quando non misura non ce l'ha una certa proprietà. E non è ovvio, è divertente, perché funziona. Guardate che il cellulare funziona così, c'ha dentro degli oggettini, funziona così, quindi non è che... Quindi questa parte qua. Poi, per quanto possibile, ovviamente dovendo tagliare la parte matematica, perché è chiaro che poi il fisico alla fine invece la formula gliela devo dare, perché lui deve fare i conti fino in fondo. Utilizzare grafici, animazioni, simulazioni, tutto il possibile che possa, non dico sostituire, ma dare un aiuto per cercare di capire un po' come vanno le cose. E adesso vi faccio un piccolo esempio. Allora, prima cosa. Andiamo avanti con questo. Lezioni corte ma non troppo, questo riguardava essenzialmente le lezioni online, cioè ogni... adesso l'ho allargo, sì, scusate. Sì, avete ragione. Ogni argomento veniva trattato per 15-20 minuti, non di più. Perché 15-20 minuti intensi sono molto intensi. E uno poi ci pensa, a casa. E alla fine dei semplici quiz, e questa è una cosa abbastanza importante, si è visto, un quiz che serve solo a vedere quanto uno ha capito, ma questi quiz devono essere organizzati in maniera che, beh, si dice alle persone, guarda, io ti faccio questo quiz, tu devi rispondere subito. Se ci pensi un quarto d'ora, c'hai qualche problema. Che non dire che uno ci deve pensare, però alcuni quiz molto semplici devono essere immediati, e se no uno si rilegge o si rivede la parte precedente. Poi test settimanali, anche perché essendo un percorso logico, se uno si perde un pezzo prima non sa dove andare, poi un test finale, e poi molto tempo dedicato a rispondere alle domande. Questo è un problema, gli studenti, questo anche all'università, spesso hanno paura a fare domande, specie all'inizio. Tra l'altro il problema universitario è che un corso dura 3 mesi, quindi il primo mese hanno paura, il secondo mese cominciano, il terzo mese, quando ormai ci conosciamo, finisce il corso. A scuola è molto meglio perché il tempo è più lungo, però tipicamente gli studenti hanno paura. E infatti, quando possono interagire solo online, il corso che feci io, in 2 mesi ho avuto 885 mail. No, scusate, ho risposto, cioè i mail erano molti di più. Perché la gente non aveva timore. Ora, questo è uno schema molto semplice di quello che io ho creato, ovviamente può essere modificato. Allora, la prima cosa, dal mio punto di vista, che è importante, cioè supponiamo di voler dire, io voglio parlare di relatività e quantistica, bisogna fare il punto della situazione. Questo deve essere chiaro, perché se non so da dove parto e non mi sono creati problemi, non so dove andare avanti. E adesso non dire che vi leggo qua tutti i punti, cioè le persone devono sapere, pensate che sono persone che hanno detto che abbiano delle conoscenze, dove era arrivata la fisica alla fine dell'Ottocento. E così via, compresa la famosa frase di non c'è più nulla da scoprire, questa detta da, scusate, ma non me lo ricordo chi l'ha detto, ma era sicuramente la Royal Society di Londra, Kelvin, ok, in cui ci fu questa famosa comunicazione alla fine dell'Ottocento, in cui disse, ma oramai non c'è più nulla da scoprire, ci sono solo da fare misure più precise, giusto, non diceva così? Perché? Ma perché ormai la meccanica alla grande, anche con la meccanica analitica sappiamo risolvere tante cose. La termodinamica statistica, così l'elettromagnetismo, oppure abbiamo messo insieme le equazioni di Maxwell alla grande. Sì, c'è qualcosina che non torna, il corpo nero, però sono qui spiglie. Sembrava veramente che fosse tutto a posto, ma invece no. E infatti c'erano tante cose che non sapevano.
E questo, quel punto là deve essere chiaro. E poi, vediamo se qua riesco ad arrivare. Qualcosa. Eccolo qua. Adesso facciamo in modo di vederlo in maniera chiara. Questo, questo lo mandiamo su. Ok, allora, in questo ripeto lo schema. Noi abbiamo questo come schema. Fra l'altro, i concetti di spazio e tempo devono essere chiari, quelli che c'erano prima. Perché se uno non ha chiaro il concetto di spazio e tempo assoluto, poi non riesce ad arrivare al concetto di spazio e tempo relativo. E questo, fra l'altro, è uno dei problemi dell'insegnamento, la cosa bella, che le cose che uno dice per spiegare a qualcun altro dipendono dalla lingua che utilizza. Per esempio, se io voglio parlare dello spazio-tempo a uno studente giapponese, è molto più facile che a uno studente italiano o inglese o americano. Perché? È perché uno dei più antichi kanji giapponesi, il cosiddetto ma, per loro vuol dire intervallo di spazio e intervallo di tempo. Cioè, loro sono 2000 anni che usano lo stesso simbolo per parlare di intervallo di spazio e intervallo di tempo. Cioè, per loro è la stessa cosa, nascono così, cioè nascono così. Allora è abbastanza ovvio il concetto di spazio e tempo, è più facile. Perché poi nella vita, dato lo stesso concetto, io dico, sto guardando la parte spazio, sto guardando la parte tempo. I nostri cervelli sono diversi, davvero. Quindi, e fra l'altro ogni studente poi ragiona pure in maniera diversa. Fortunatamente, dovendo parlare in italiano, è più semplice. Però è qualcosa di cui dobbiamo tener conto. Va bene, questo ve l'ho già detto e non tutto torna. Allora, tipicamente in fisica, almeno nelle materie scientifiche, non si leggono mai gli articoli originali perché non servono o sono incomprensibili. Cioè, mentre uno studente, scusate se faccio riferimento a filosofia, ma anche quelle storie dell'arte, e quella filosofia vuole studiare Hegel, e poi studierà i commenti, ma se non legge la parte originale di Hegel, noi sì, diciamo, Galileo uno lo può leggere perché è divertente, ma complicatino, non è così semplice. E anche Newton è impossibile su certe cose, e così via. Ma perché? Perché tutto quello che è venuto dopo spiega meglio, è vero. Vediamo le persone che sono interessate alla storia della fisica. Ma oggi un libro di relatività la spiega con, diciamo, i risultati degli ultimi 20 anni, quindi è molto più semplice. Però ci sono delle eccezioni. Una di queste eccezioni è Einstein. Einstein riesce a condensare, senza scrivere formule, una marea di informazioni. E adesso vediamo se lo trovo. Dunque, eccolo qua. Apriamo da qua. Allora, adesso vi leggerò giusto due o tre righe, tanto perché così. Questa è la prima pagina della relatività speciale di Einstein, 1905. L'elettrodinamica dei corpi in movimento. Infatti, la gente deve sapere che il problema era sull'elettrodinamica, non era la. Si parla di relatività. Allora, vale la pena di leggere qualche cosa perché Einstein è incredibilmente chiaro. È molto più di qualunque altro. Ci sono altri fisici che erano illeggibili. Dirac, per esempio, è impossibile, se dice niente. Allora si tira le formule. Allora, vedete, comincia così. Questa è la traduzione fatta da Bellone, quindi fra l'altro pure fatta bene. È noto che l'elettrodinamica di Maxwell, come la si interpreta attualmente, vedete, già questo, ci sono delle formule e noi le interpretiamo così, perché le formule vanno interpretate. Questa è l'altra cosa. Cioè, tutti qua, vabbè, faccio qualche piccolo inserto. Quando parliamo delle trasformazioni di Lorentz, c'è sempre qualcuno che dice: sì, ma allora se le aveva scritte Lorentz, perché la relatività no?
perché una cosa è la formula, ma erano state interpretate in maniera completamente diversa. Lorentz l'ha interpretata in una certa maniera che non ha nulla a che vedere con la relatività. Le formule sono le stesse. Era la visione del mondo che c'era dietro le formule, come venivano usate, che è la potenza di Einstein. Quindi, come sono le formule, si centrano. Allora, come la si interpreta attualmente, nella sua applicazione ai corpi in movimento, porta a delle asimmetrie che non paiono essere inerenti ai fenomeni. Anche questa cosa, ci sono delle asimmetrie. Secondo me, dice Einstein, non sono inerenti ai fenomeni. E quindi vuol dire che la formula non va bene. Eccetera, eccetera. Poi avanti, tanto questa è la prima pagina. Esempi di tipo analogo portano alla supposizione che il concetto di quiete assoluta, non solo in meccanica, ma anche in elettrodinamica, non corrisponda ad alcuna proprietà dell'esperienza. Questa è l'altra potenza di Einstein. Lui fa sempre riferimento all'esperienza. In fondo è un galileiano avanzato. Cioè, io faccio delle misure, e supponiamo se le fate bene, le fate male, vabbè. E poi a questo punto ho delle formule. E se le formule non tornano, c'è qualcosa che non va. Comanda l'esperienza. E quindi assume la congettura, perché il problema è che le equazioni di Maxwell non erano invarianti per trasformazioni di Galileo. Quindi c'era un grosso problema formale. Non lo direi sì, è benissimo. Allora, la meccanica posso fare in termini di trasformazioni, l'elettrodinamica no. È brutto, no? Poco elegante. Potrebbe essere così. Il modello standard è orrendo dal punto di vista dell'eleganza, però funziona. E allora questi due postulati bastano a pervenire a un'elettrodinamica dei corpi in movimento semplice ed esente da contraddizioni. È umile. Cioè, mi trovo una descrizione semplice e quello che è importante è che non ci stanno contraddizioni. Perché prima c'erano le contraddizioni. Le famose asimmetrie. La spira e il magnetino. Se io mi metto a cavallo con il magnete e vado verso la spira, devo usare una certa formula per la corrente indotta. Se io mi metto a cavallo della spira, devo usare un'altra formula. Non va, ovviamente è assurdo. È un movimento relativo con velocità costante. Come faccio a sapere chi si sta muovendo rispetto a me? Einstein l'aveva capito molto bene. Qualcuno all'epoca ci passava sopra, ma è fondamentale. Non posso usare due formule diverse per corpi che si muovono uno rispetto all'altro, perché non posso sapere quale si sta muovendo rispetto all'altro. Quindi il problema era grosso. E così l'introduzione di un etere luminoso si dimostra fin qui superflua. Vabbè, come diceva Laplace a Napoleone quando gli chiedeva perché non c'era Dio nelle sue equazioni, e diceva perché non mi serve. Non che non c'è, un'altra cosa, non mi serve. Per le equazioni della meccanica, presupporre l'esistenza di Dio non serve. Fine. Senza la mitra. E così finisce, questa è l'introduzione. C'è quasi tutto. La teoria da svilupparsi si fonda, come ogni altra elettrodinamica, sulla cinematica dei corpi rigidi, poiché le affermazioni di una tale teoria riguardano relazioni tra corpi rigidi, essenzialmente sistemi di coordinate. E quando voglio parlare di corpi rigidi vuol dire che misuro le dimensioni. Non ci sta qua la massa, ancora non parlerà tre anni dopo. E le dimensioni rispetto a un sistema di riferimento, quindi devo avere dei righelli e i righelli rigidi. Ideali, perché se comincio a avere dei righelli elastici è un problema. Quindi corpi rigidi, orologi e processi elettromagnetici. C'era sempre la luce di mezzo. La non sufficiente considerazione di queste circostanze è la radice delle difficoltà con le quali l'elettrodinamica dei corpi in movimento attualmente deve lottare. E poi va avanti con un altro paio di pagine meravigliose. E cioè, il problema è solo definire che cos'è una lunghezza e cos'è una misura di tempo. Tutto qua. E poi viene tutto naturalmente. Era Einstein. Nella seconda pagina dice, ma io non posso definire per esempio la simultaneità. Fine. Non lo posso fare. Se gli eventi sono allo stesso posto lo posso fare, se no no. Non è proprio possibile. E poi vabbè, ci stanno le derivazioni. E questo diciamo è una cosa detta a parole. Uno ci può mettere dentro riferimenti e così, però. E
riprendiamo questo. No, guardate. Sì, questo. Per quello che riguarda esempi e cose varie, per esempio il famoso esempio dei muoni che hanno una vita molto breve perché nascono in cima all'atmosfera, vivono tipicamente 2 microsecondi, siccome vanno alla velocità della luce dovrebbero percorrere 600 metri, però se io metto un contatore sulla Terra ne vedo arrivare la metà. Perché? E questo è il classico esempio chiaro. Perché? Perché usa solo una formula, che è la velocità è uguale allo spazio diviso il tempo, oppure lo spazio uguale alla velocità del tempo, il tempo. Solo quella formula là, però con la contrazione delle lunghezze. Per cui uno scrive, per esempio uno si mette a cavallo del muone, lui dovrebbe attraversare i famosi 12 km dell'atmosfera, l'atmosfera sono circa 12 km, ma dato che va molto molto veloce, la sua contrazione è un fattore di pari 25. E quindi lui lo spazio dell'atmosfera non lo vede come 12 km, lo vede come 700-800 metri. E quindi li fa, perché lui dovrebbe morire in 600 metri, statisticamente. Per lui è così. E invece la persona che sta sulla Terra, per la persona che sta sulla Terra, l'atmosfera sono 12 km e sono 12 km perché l'atmosfera è ferma, ma il muone si sta muovendo a velocità della luce, quindi il suo tempo, la sua velocità si dilata di quanto? Di un fattore 25, guarda caso. E quindi per noi il muone non vive 2 microsecondi ma vive 50 microsecondi, e in 50 microsecondi arriva. Perché alla fine, indipendentemente da dove sto, se io metto un contatore, vedo il click, non c'è niente da fare. Cioè, non avere contraddizioni è che l'esperienza è unica. Sto qua, sto sul muone, sto su Vega, sto da qualunque altra parte, devo vedere il contatore che clicca. E questo. Oh, l'altra cosa, con la relatività generale è tutto molto più complicato, perché non ci si possono fare i conti semplici. Si possono usare le formule finali, ma i conti sono molto complicati. Però quello che si può fare, per esempio, dunque, è questo. Dunque, questo. Vabbè, non abbiamo tempo. La famosa, sui libri si parla della legge di Faraday-Neumann. Bene, Faraday-Neumann non è una legge, perché non funziona sempre. È una utile regola di calcolo in qualche caso, ma ci sono i casi in cui sballa alla grande. Vabbè, questo era il rocchetto di Neumann-Lenz, che dimostra che se io provo a applicare la legge di Faraday-Neumann, sbaglia proprio. Perché non è una legge, però sta scritto in quasi tutti. Anche quelli che usiamo noi intendo l'università, è una regola di calcolo comoda. Vabbè, non era questo di cui volevo parlare. Devo andare alla trasparenza 29-30. Il fenomeno per cui la luce, quando passa vicino a un corpo con una grande massa, curva. E sì, è vero che c'è la famosa misura dell'eclissi del 1919 e così, però ci stanno le cose molto più belle. C'è per esempio questa foto presa nel 2011. Allora, c'è una galassia, vi faccio vedere direttamente lo schema, eccolo qua. Questa, la Red Galaxy, che è una massa molto più grande, circa 5 volte più grande della nostra,
quindi è veramente massiccia. E qua ci siamo noi, c'è la Terra, sta dentro, questa è la Via Lattea. E là in fondo, qua, c'è un'altra galassia, blu. O blu nel senso che emette luce, essenzialmente. E allora, che succede? È che la galassia dietro emette fasci di luce. E questi, ovviamente, e questi fasci di luce quando passano vicino a questa qua, che è una cosa veramente enorme, con una massa enorme, vengono curvati. Questo funziona veramente. E noi qua li potremmo vedere. E questa è la foto. Cioè, questo alone azzurro è la galassia che sta dietro, e a questo punto mandando i raggi, e questa è la galassia, quella che sta, quella rossa. Diciamo, questo, se volete, è molto di più che vedere la piccola deviazione dei raggi, perché è una cosa abbastanza delicata e va calcolata, diciamo. È una delle belle cose che si possono far vedere poi. E come l'altra cosa, questo è un calcolo che si può fare, anche se non è semplicissimo, il GPS, quello che sta sui cellulari, no? Oppure in macchina, accendete il GPS e vi dice dove state. E il GPS, vabbè, quello che succede è che c'è il segnale che va al satellite, poi torna indietro e così via, sono tre satelliti, con un po' di trigonometria vedono dove sto. E però, sì, e quello che succede è che il tempo dei satelliti, i satelliti stanno più distanti dalla Terra e quindi vedono una contrazione del tempo dovuta alla relatività generale. A questo punto non c'è più quella speciale e io devo applicare una correzione. Se non applicassi questa correzione, sbaglierebbe di 5 km il GPS, non di poco, è grande la è enorme. Cioè il GPS funziona solo perché io ci metto dentro le formule corrette della relatività generale, che poi è questa, non è molto di più, è semplificata perché tanto la Terra è piccola, quindi volendo il calcolo si può fare. Poi c'è anche l'effetto relativistico di satellite, però diciamo, questo è un calcolo che si può fare e si usa sempre. Cioè il nostro spazio è curvo. È chiaro che se io voglio andare da qua a lei per chiedergli un po' d'acqua, non ho problemi, vado dritto e ci arrivo. Però se passo vicino a una galassia è tremendo, ma già normalmente con la Terra, che in realtà è lo scricciolo del sistema solare, c'ho questo, la luce ha questa enorme deviazione a questo punto. In realtà è l'orologio che sta sul satellite, ma è la stessa cosa. Diciamo, questo fa parte del il mondo è diverso, cioè se noi non applicassimo tutte queste formule non potremmo avere il GPS, il cellulare, fra l'altro qualunque circuito elettronico, un sacco di cose. Va bene, andiamo avanti, no, era qua, eccolo. Vabbè, poi qua c'è un elenco delle cose sulla meccanica quantistica. Un'altra cosa è utile quando uno non può giocare troppo con le formule, ma anche per chi vuole giocare con le formule, perché spesso le formule sono delle formule, è avere le simulazioni. Allora, FET è un sito dell'Università del Colorado, che adesso esiste anche in italiano, in cui ci sono delle meravigliose simulazioni di matematica, chimica, fisica e così via. Tutto gratuito, con un sacco di gente che ci ha lavorato negli ultimi anni, per cui ci stanno queste simulazioni e poi ci stanno le proposte di insegnanti, studenti, così, su che cosa fare. E dove cavolo sta? Mi sono perso, scusate. Allora, ecco qua. Vediamo che parta. Questa è una simulazione di come funziona una funzione d'onda, che è difficile da descrivere, perché intanto se uno scrive deve scrivere la formula, poi bisogna scrivere la formula in funzione del tempo, poi bisogna farne il modulo quadro e così via, poi se faccio una misura devo avere una localizzazione, è un problema, uno lo può visualizzare,
con questa simulazione quello che si può fare è, lo faccio in breve perché poi sennò è un videogioco essenzialmente. Allora, qua ho un percorso con, qua ho una barriera di energia. Questa è la funzione d'onda, quindi è un pacchetto, e questo è il modulo quadro, e quindi è la probabilità di trovare la particella. E quello che posso fare è partire e vedere la funzione d'onda che si sposta, e per esempio in questo istante ho un po' di probabilità da una parte e un po' di probabilità dall'altra. Oh, io in qualunque momento posso fare una misura. Adesso clicco qua, faccio una misura, e vedete, l'ho trovata qua. È statistico, tra l'altro uno lo fa 100 volte e lo vede. È vero che la maggior parte di probabilità sta alla destra, però la probabilità è questa. Ho trovato la particella qua. Se adesso continuo, riparte da questo punto, perché l'ho localizzata, e va avanti. E poi posso fare un'altra misura, ok? E poi ne faccio un'altra, e un'altra, e così via. E posso giocare con... posso anche decidere da ferma, perché questa sta arrivando da un certo punto, gli ho dato una certa velocità, quindi l'ho congelata. Faccio qua la misura e trovo questo, così via. E poi la faccio, l'ho ritrovata un pochino più a sinistra, un pochino più a destra, perché era abbastanza localizzata. E io qua posso cambiare l'altezza della barriera, mettere una buca, mettere due buche e così via. Diciamo, è abbastanza utile per capire come vanno le funzioni d'onda. Qua si può vedere anche l'effetto tunnel, se faccio la barriera abbastanza alta e così via. Diciamo, io li trovo abbastanza utili. E va bene. Qual era l'altra cosa che volevo vedere? Beh, io su questa parte qua niente. Allora, riandiamo alla presentazione. Eccolo. Quindi adesso due parole sul, su quello che vi dicevo, come poi ho messo in rete queste cose. Perché poi stanno in rete, è stato usato pure per un corso a Verona di aggiornamento. Allora, ok, questa è giusto un'idea per dire come sono nati i MOOCs, questi Massive Open Online Courses, che sono nati, diciamo, fra il 2000 e il 2007. E poi di base la piattaforma è stata elaborata dall'Università di Stanford, e a questo punto oggi ci sono tante piattaforme. E che cos'è un corso di questo tipo? Allora, intanto è un corso gratis, aperto a tutti, tutte le persone di tutto il mondo. È un corso online fatto con una piattaforma fatta bene, nel senso che anche se sono lezioni video, sono video compressi, si scarica bene in tutto il mondo, anche nei paesi del terzo mondo dal punto di vista della velocità di scarico, tipo l'Italia, e così via. Quindi queste lezioni possono essere, non solo che c'è la lezione in rete e uno la deve seguire, no, uno si scarica la lezione perché non gli è chiara una certa cosa e se la sente quando vuole, o non se la sente o fa solo gli esercizi. Oh, gli studenti, vabbè, il mio corso era piccolo, era in italiano, era il primo in italiano della Sapienza, ci sono i corsi americani che arrivano fino a 200.000 studenti. Il che vuol dire che sono piattaforme che assorbono 100.000 persone contemporaneamente che scaricano. Anche perché uno scopre che io mettevo le lezioni in rete lunedì mattina e il 90% degli studenti lo scaricava lunedì mattina, subito. Non è che diluiva nel tempo. E poi ci sono esercizi, forum e cose varie, adesso senza andare nei dettagli. Ci stanno, vabbè, questo 115 centinaia dell'anno scorso, adesso sono arrivati a 150 università di tutto il mondo. Vabbè, queste sono varie statistiche. Uno dei dati, che delle cose utili di queste cose fatte bene in rete, è che uno ha tante informazioni sugli studenti, l'età, il sesso, da dove vengono, il titolo di studio, cosa stanno facendo, se stanno studiando, se sono nel liceo, se sono in università, e così via.
questi vabbè, sono i corsi della Sapienza, questo era il corso, adesso non, qua non serve. Ecco, per esempio questo, tanto per dare un'idea, questo è un caso a livello di dati, qua è stato annunciato il corso online e la gente ha cominciato a iscriversi, pian piano andata avanti, così è rimasto così, e poi qua è stato dato l'annuncio esatto di quando avrebbe cominciato, lo sarebbe cominciato, quindi hanno cominciato a aumentare. Qua è partito il corso, c'è sempre qualcuno che si iscrive dopo, normale, il fatto di avere delle cose scaricabili dopo, e qua è finito, e la cosa divertente è che la gente ha continuato a seguirlo, perché il corso è rimasto online, quindi non c'è in questo momento il forum, ma i corsi rimangono online, e queste sono le statistiche, questa è l'altra cosa strana, il corso è in italiano, quindi è l'unico corso in italiano sulle centinaia di corsi, io pensavo avere tutti italiani, invece gli italiani erano solo il 54%, il resto erano nel resto del mondo. Vabbè, queste sono le statistiche varie, le statistiche sui voti, questa è l'altra cosa comoda che danno queste piattaforme, e questo era un questionario, per esempio entro il 860 eccetera eccetera, c'erano delle risposte e io per tutti gli studenti in media, ma anche per ogni singolo studente posso sapere, loro potevano provare due volte, se la prima volta, la seconda volta, o qual era il numero, cioè la domanda sbagliata che aveva avuto più voti, qual era. Questo è estremamente utile per capire se la domanda è stata posta male, se non hanno capito loro, se sono io che non mi sono spiegato, insomma sono molto utili. Questa era chiaramente una domanda ambigua, infatti la risposta è esattamente solo il 43% la prima volta e poi il 61%, questa invece era molto chiara. Avevo dedicato tanto tempo allo spazio assoluto, al tempo assoluto, quindi 84% degli studenti ha risposto subito giusto. E così via. Questi sono dati, le mie lezioni sono state viste da 158.000 persone, e poi c'era il forum, c'erano stati 4.000 forum, 4.000 post sul forum, di cui, vabbè, io ho risposto quel numero là. Come al solito uno dice sì, il forum va avanti da solo, no, un forum serio deve essere guidato, specie perché gli studenti spesso tendono a prendere la tangente, a discutere partendo da una mezza frase che magari è sbagliata, quindi e l'ultima cosa, beh, dunque io faccio anche un corso di scienza a teatro, cioè agli studenti del corso di laurea della School of Performing Arts, così si chiama all'estero, e noi la chiamiamo Arte e Scienze dello Spettacolo della Sapienza, gli faccio un corso di laboratorio in cui lo scopo è mettere in scena la relatività della meccanica quantistica, non gli scienziati, neanche le idee, effetti relativistici e quantistici, pensando di avere la velocità della luce bassa, la costante Planck alta, e così si vedono gli effetti. E questi sono i miei studenti, non abbiamo fatto uno spettacolo, e con certe cose che non era possibile descrivere a voce, per cui per esempio il bosone X, che non era facile, abbiamo utilizzato un tango, musica e ballo, perché secondo noi era più efficace che parlarne. E vabbè, con il che ho finito, l'unica cosa, a quel corso ha partecipato, io ho saputo solo alla fine, una bambina di 12 anni e sono stato informato dalla madre, dopo la fine del corso, che questa bambina aveva un problema al primo cromosoma e le bambine della sua età passano, bambine ovviamente, la vita come vegetali. Se non si scopre presto, nel suo caso l'hanno scoperto quando aveva 2 anni e quindi hanno cominciato a curarla col metodo Doman, forse qualcuno conosce, è un metodo per cui si fornisce al bambino molte più informazioni di quanto uno non fornirebbe per la propria età, proprio se volete per allenare il cervello, e questa è l'equipe che segue questa bambina, che è di Firenze e di Pittsburgh, in Milano, mista, gli ha consigliato di seguire un corso di relatività meccanica.
seguito. E ha preso pure alla fine il certificato con distinzione, perché poi ci sono gli esami, ovviamente. Bene, grazie. Questo punto, sì? Riferimento sul GPS. Sì. Se prende due orologi a terra sincronizza. Sì. Uno lo mette nel satellite. Sì. Invece mette in posizione intermedia e controlla il due orologi. Sì. Quello con satellite corre di più. Sì. Sì. Corrono differentemente, cioè supponendo che io possa avere l'informazione. Corre di meno. Supponendo di avere l'informazione di quanto sta leggendo l'orologio sul satellite? Sì. Pian piano cambia, ma anche se io vado qua in cima. Si mette in posizione intermedia. Va bene. Punta i due telescopi e controlla i due orologi. Sì. Quale dei due corre di più? Allora, quello più in alto va più lento. Perché? Perché. Aspettate, fateci pensare un momentino, la curva è fatta così, c'è un problema di segno, perché è 1 meno R0 su RT. Allora, avete ragione, quello più su qua più veloce, mi sono sbagliato io, perché è 1 meno R0 su RT. Ma non è finita. Sì, quindi quello su va più lento. Io sto a metà e quello giù va più veloce. Ma quando li riunisco? Sì? Tutti e due mi danno la stessa ora o no? No, assolutamente no. Questo, se vogliamo, è visto in un'altra maniera il famoso paradosso dei gemelli. Questa è una misura che è stata fatta. Quando li riunisco, misurano tempi diversi. Perché quello là, quello che stava su, è stato un certo tempo in uno spazio in cui il tempo andava più lento. E lui ormai ha, adesso lasciamo perdere più o meno, o ha perso o ha guadagnato del tempo. Per cui se quello che viene da me o io che vado su, misurano un tempo diverso. Questa misura è stata fatta per la prima volta circa 30 anni fa con degli aerei supersonici, hanno preso l'aereo, l'hanno messo sopra, quello era l'effetto di relatività speciale, ma la formula era la stessa. Alla fine, comparando i due orologi, erano due orologi di quelli ovviamente atomici, misuravano un tempo diverso. Assolutamente, sì. Secondo lei, se avessimo usato orologi gravitazionali e non atomici, cambia la cosa? Che intende per orologi gravitazionali? Il pendolo. Il pendolo purtroppo nello spazio non funziona. Comunque, in ogni caso non sarebbe cambiato niente. Non sarebbe cambiato niente perché però? Perché non è così ovvio. Perché io qua, parlando del tempo, ho parlato solo della contrazione del tempo, ma anche la contrazione delle lunghezze. Allora, mettiamola così. Pensiamo all'orologio meccanico, va bene? L'orologio meccanico non sente, anche se poi lo sente, però direttamente il primo effetto non è sul tempo, è sulle lunghezze, che vi sente per una contrazione o dilatazione delle lunghezze. Perché come al solito ci stanno tutte e due, tempo e spazio. Poi se misuro il tempo vedo quella del tempo, se misuro lo spazio vedo quello dello spazio, ma anche il mio righello portato al piano di sopra o sul satellite cambia la sua lunghezza. Quindi nel caso del sistema meccanico devo metterci dentro anche la lunghezza, e quando torna giù e qua c'è un problema, perché e questo è un problema delicato che Einstein non aveva, perché Einstein lavorava con oggetti infinitamente rigidi. Il problema con le contrazioni gravitazionali è che gli oggetti sono elastici. Allora, qua è un problema difficile di termodinamica, e cioè se io scendo col mio righello piano piano piano, nel senso faccio diciamo una trasformazione reversibile, lo spazio cambia poco poco e alla fine ritrovo quello che c'era prima. Se lo porto velocemente, il tempo con cui si riassesta il sistema non può essere maggiore di quello della velocità del suono, e quindi lui comincia a oscillare. È come è fatto un regolatore gravitazionale di quelli che abbiamo sulla Tesla.
Perché? Perché questi effetti di contrazione del tempo su un oggetto reale, infatti il problema è l'oggetto reale, non è che l'oggetto reale gli posso cambiare dimensioni istantaneamente. In un certo caso gli rilascio pure una certa energia e allora lui continua a oscillare e così via. E allora è un pochino più difficile fare il conto. Però immaginando di andare piano 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 con il righello, lui ritorna e ritorna della stessa lunghezza. Se vado piano. È il dilemma della balena. Dilemma? Della balena. Della balena? Non lo conosco. Come facciamo a scendere una balena da una certa altezza? Sì. La testa e la coda si. Ah! E il ventre e il dorso tirano verso il centro della terra, o no? Anche. Altri dubbi? Senta, sì, dica. A me dispiace per un po' di pudore l'ho nominato prima Kevin, perché passa un po' per il coso del villaggio, diciamo, invece era un fiore licenziato. No, perché? No, perché ha detto quella frase? No. È rimasto solo. No, ma però quasi tutti i grandi scienziati in qualche momento hanno detto qualche fesseria. No. Ah, anche Galileo. È stata una vita. La teoria delle maree di Galileo era completamente sbagliata, aveva fatto tante cose giuste, quella era sbagliata. Come alcune intuizioni di Einstein, che sullo spazio e così via, che lasciamo perdere, adesso sembrano vere, per tutte le ragioni. Quella costante che aveva messo per l'universo. Sì, ma è ritornata per altre ragioni. Lui non lo poteva sapere. È come se a un certo momento Democrito avesse detto e quindi c'è una costante che si chiama H. Sì, poteva pure dirlo, però non aveva le ragioni per dirlo. Il complesso aveva detto che esistono solo gli atomi e lo spazio vuoto. Sì, quella era una grandissima intuizione. 2500 anni. 500. 2500 no. Avanti noi, prima di noi, sì. 500. Beh, fra l'altro all'epoca c'era una cosa molto. Vabbè, adesso tanto chiudiamo. Epicuro, che aveva una scuola di filosofia naturale, all'epoca si chiamava così. Cioè l'idea che la sua cultura andava trasmessa a tutti e quindi la sua scuola era aperta agli uomini, va bene, alle donne, e va bene. Ricordatevi che Emmy Noether non è potuta andare all'università perché all'inizio del Novecento non poteva fare l'esame per andare all'università, e va bene, ma la sua scuola è aperta pure alle prostitute e agli schiavi. Però doveva vivere, e allora chi voleva fare domande doveva pagare. Si doveva mantenere. Anche all'epoca le persone di cultura avevano dovuto mantenersi. Ok, altri dubbi? Altre domande? No. Va bene. Allora, grazie.